Oggi non abbiamo il pecorino, ma avremo un parmigiano speciale, davvero eccezionale, ed è un onore per me ospitare quest'oggi Adriano Panzironi, qui al Massimo in Cucina. Ciao Adriano! Grazie, grazie a voi, grazie dell'ospitalità e grazie a te Massimo. È un poter piacere. Cucinare con te sarà un onore. È un piacere. Ti diletti in cucina, insomma, voglio dire, a parte l'alimentazione, che è uno dei, insomma, dei tuoi capisaldi, no? Però ti piace anche cucinare. Sì, sì, mi è sempre piaciuto, anche quando, insomma, all'epoca mangiavo la pasta, chiaramente, o facevo la pizza in casa, quindi ho sempre stata una persona appassionata di cucina. Poi adesso, cambiando stile di vita, la stessa passione la sto mettendo cucinando piatti, chiaramente con alimenti poveri di carboidrati, ma comunque lo stesso gustosi. Certo, assolutamente, questa è la cosa che vogliamo preservare, comunque il gusto in cucina, oltre che il gusto di mangiare, anche quello di cucinare, no? Di ritrovare sempre il convivio, questo momento piacevole per chiacchierare anche mentre si prepara da mangiare, quindi ragion di più se ci sono degli alimenti, come dire, sani, no? Beh, certo, poi cucinare è una passione, ma anche ti rilassa, no? Magari dopo una giornata di lavoro torni a casa, magari hai degli amici a cena, quindi cominci a sperimentare, che poi in ogni caso io penso alla cucina sempre come qualcosa di rivoluzionario, no? Non bisogna mai fare, secondo me, piatti della cucina anche tradizionale nello stesso modo che fanno gli altri. Uh-huh. Ognuno ci mette la propria fantasia ed è proprio divertente per questo, perché poi una volta provi degli alimenti, li cambi, vedi quali sono gli abbinamenti giusti. È questo un po' la sperimentazione, cucinavo un po' tutte le cose che ho sempre fatto nella mia vita, insomma. Guarda, questo mi trovi d'accordo, perché io lo applico anche nella musica, mi piace sperimentare, appunto, no? Gli ingredienti più o meno sono quelli, a volte i colori anche, però poi a seconda dell'uso che ne fai, di come li utilizzi, puoi trovare delle nuove soluzioni, quindi ecco, a livello sonoro, ma credo appunto anche a livello culinario, credo che poi è tutto lì, cercare delle novità, magari non stravolgere, rifarsi un po' alla tradizione e allo stesso tempo magari utilizzare dei nuovi concetti. Assolutamente, anche sempre nel vestirsi, io sono sempre stato un appassionato del vestire bene, no? Per cui ogni puntata del Cerca Salute io andavo a comprare una giacca diversa e quindi per me è sempre stato il fatto magari anche di osare, no? Su alcuni vestiti un po' particolari al limite del possibile e dell'impossibile e quindi un po' credo tutta la vita di una persona debba essere una sperimentazione continua, perché altrimenti magari ci si annoia, no? E quindi io ho sempre bisogno di rinnovarmi e per questo anche di studiare. Io mi ricordo che quando, insomma, ho prodotto queste puntate del Cerca Salute, ne abbiamo fatte 80, io ogni settimana mi studiavo una patologia diversa. Sì. Per me ho una grande passione e anche una grande voglia di scoprire le cose. Per me sarebbe stato troppo noioso parlare sempre delle stesse cose. Certo. Allora ogni settimana studiavo, capivo i vari concetti, li scrivevo e poi li raccontavo in TV. E sono stati 3 anni di grande passione, ma anche di grande creatività. Ottimo. E quindi contro la noia quest'oggi che cosa ci proponi? Dai. Beh, oggi porto una carbonara fatta in una modalità diversa da quella che siamo abituati, infatti sì. Non useremo il pecorino, ma useremo un parmigiano maggengo, cioè un parmigiano che viene realizzato con latte che proviene da mucche al pascolo. Maggengo. Maggengo, sì, cioè sono, diciamo, le mucche che d'estate pascolano, no? Se vengono definite così. Certo. E quindi proprio il colore, il sapore, il gusto di questo parmigiano è totalmente diverso dal classico. Ti dico, dietro le quinte ne ho assaggiato un pezzettino prima e devo dire che effettivamente sì, si sente al palato che è qualcosa di proprio gustoso e sano. Sì, poi ovviamente dal punto di vista salutistico bisogna dire che è più ricco di omega 3, perché chiaramente le mucche che mangiano erba hanno un miglior rapporto nel proprio grasso, sia corporeo ma anche nel latte, di omega 3 e omega 6, cosa che purtroppo non riscontriamo nelle mucche di allevamento, che sono costrette a mangiare un alimento non in linea con la loro biologia, che sono appunto i cereali, che portano a un fattore infiammatorio all'interno dell'animale e quindi una ridotta quantità di omega 3, ma anche poi la necessità di utilizzare farmaci, come sempre antibiotici, per evitare che poi le mucche muoiano. E quindi è importante che le persone da casa incominciano a comprendere che la salute passa soprattutto da quello che mangiamo e quindi vanno fatte delle scelte oculate, ma soprattutto consapevoli di tutte quelle che sono quei cibi che noi vogliamo portare sulla nostra tavola, perché non si tratta di mangiare biologico, perché biologico può dire tutto e non può dire niente, ma fare in modo di mangiare cose che ci fanno bene, capendo però come vengono prodotte. Benissimo, allora vogliamo
portare questo piatto speciale sulla nostra tavola quest'oggi, che ne dici? Assolutamente sì, ci approfittiamo. Sì. Ok, dai. Beh, quello che tu dici mi fa pensare a una massima che in qualche modo ho sentito citare, che è sei quello che mangi, siamo quello che mangiamo, è vero, no? Cioè, assolutamente. In qualche modo sì. Beh, allora, l'essere umano è l'essere del pianeta più malato. Cioè, non esistono purtroppo leoni o giraffe o ippopotami che hanno patologie degenerative. Forse anche più viziato. È quello che con la sua intelligenza ha cambiato il suo stile di vita e la sua alimentazione, e questo l'ha portato a introdurre alimenti che non vanno bene per la propria biologia, e quindi oggi ne paghiamo letteralmente le conseguenze. Ti faccio l'esempio degli indiani d'America, no? Se noi pensiamo al continente americano, noi avevamo due grandi popolazioni. Sì. Gli indiani d'America, che erano quelli che stavano sempre sul cavallo, che andavano a caccia di bisonti, no? E che non toccavano la terra neanche perché la consideravano uno stupro della natura, no? Infatti non coltivavano. Che avevano comunque un fisico, una corporatura fino a 70-80 anni sul cavallo, no? Certo. E quindi morivano anche da anziani, magri, senza patologie. Se poi invece pensiamo alla popolazione del Sud America come gli Incas, che erano obesi, infatti la loro alimentazione era basata su patate, era basata su mais, e erano dei cittadini, quindi avevano creato le loro città, ma erano obesi, e sappiamo da tutte le ricerche che ce lo raccontano che erano persone estremamente malate, così come oggi siamo noi. Quindi vedi come la stessa tipologia, lo stesso DNA in popolazioni diverse porta però a un risultato. Adriano, io nei film western ho sempre fatto il tifo per gli indiani, ecco, quindi direi che quest'oggi avevano tanto da insegnarci. Assolutamente sì. E direi che quest'oggi lo metteremo anche un po' in pratica, no? Assolutamente. Quindi facciamo una carbonara. Una carbonara, quindi utilizzando i classici ingredienti della carbonara. Abbiamo qui il guanciale, che sì, è un maiale, se non ho capito male. Allora, tutti questi alimenti che vedi qui sono alimenti della massima qualità, sì, perché c'è un concetto a monte, certo, per la produzione di questi alimenti. Questo guanciale in realtà è un prodotto totalmente diverso da quello che possiamo trovare nei negozi, perché è realizzato con carne di suini allevati allo stato semibrado. Sì, quindi semibrado. Questi suini non hanno bisogno di antibiotici, di farmaci, e quindi sono in salute finché ovviamente non vengono macellati, ma il rapporto, ad esempio, omega 3 omega 6 è ottimale, certo, quindi sono, sia dal punto di vista organolettico ma anche dal punto di vista salutistico, è un ottimo prodotto. Certo, il suino fa una bella vita, e quindi ovviamente anche poi il guanciale, quello che mangiamo, certo, è migliore, certo, è la risultanza, certo, di quello che passa all'animale. Se l'animale sta male perché mangia cose sbagliate, è chiaro che noi ne paghiamo le conseguenze perché mangiamo una carne che non è ottimale. Allora cominciamo ovviamente a tagliare il guanciale mentre ci raccontiamo un po' anche a preparare. Tu dimmi se hai bisogno di qualcosa, io sì, diciamo che ti aiuto. Intanto, allora io potrei intanto darti, perché visto che chiaramente essendo un pezzo intero è anche duro da tagliare, posso incominciare a darti un po' di fette, al limite incominci a tagliarle a dadini, mentre io proseguo con tagliare il guanciale. Il guanciale chiaramente è diverso dalla pancetta, ha un gusto più dolce perché è più ricco di grasso, per una parte diversa del maiale, quindi sì, diciamo che è un prodotto ottimale per quanto riguarda insomma la carbonara. E poi è importante proprio che il grasso sia buono, perché essendo un alimento molto ricco di grasso è evidente che utilizzare un prodotto industriale fa proprio la differenza del piatto, immagino, no? Quindi certo, sì, chiaramente dicevamo utilizzare, cioè, una forma di tradizione, quindi ecco il guanciale che è proprio quello che si usa per la classica carbonara, però in questo caso con il plus di avere un alimento che deriva da un animale che insomma ha un bel vissuto, quindi assolutamente. Sicuramente. E poi non bisogna aver paura, come purtroppo ci dicono, che il grasso fa male, che è esattamente il contrario, sono i carboidrati che sono il problema, non sono i grassi, quindi mangiare un piatto come questo ricco di grassi non è assolutamente un problema per la nostra salute, io direi che può bastare. Direi di sì. Beh, questo intanto, ecco, diciamo, mi fa sentire anche un po' più come dire, beh, posso mangiare, senza un po' di grasso, senza sensi di colpa, sì, è vero, in effetti sì. Eccolo qua. Poi è morbido, il colore è veramente morbidissimo, sì, e poi ecco, devo dire, al tatto è molto morbido e ha un profumo, un aroma, mentre lo tagli, proprio un sapore che già ti fa venire l'acquolina in bocca, dico la verità, Beh, i prodotti di qualità si vedono, sì, proprio anche quando li lavori te ne rendi conto, insomma. Sicuramente la buona cucina poi
quella sana deriva dagli ingredienti sani. Non so se l'ho tagliottato bene. No, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Sì, sì, sì. Assolutamente. Adesso magari cominciamo a cuocerlo, quindi prendiamo una padella. La padella. La mettiamo sul fuoco. Vedo che sai già come funziona, sei stato anche tu in Norvegia. No, a casa io ho proprio la piastra induzione, perché diciamo che si lavora meglio con la piastra induzione. Mi dicevano appunto che queste piastre qui in Norvegia vanno per la maggiore, quindi ecco, un mio amico norvegese. Perché hanno le case di legno e rischiano di andare a fuoco. Esatto, con gas, esatto, quindi il nostro sommelier ha riconosciuto questa piastra. Ma se passi un po' d'olio? Come una delle, insomma, quelle più... Sì, sì, ma a livello anche di cucina è totalmente diversa la cucina fatta con la piastra a induzione. Sì, la consigli? Sì, perché è una distribuzione più uniforme del calore, mentre di solito accade che quando usi invece la fiamma rischi di bruciare gli alimenti. Certo, sì. Quindi è più semplice anche cucinare, soprattutto per le persone che non sono pratiche. Bene, ottimo. Prendiamo un po' di, quindi, ecco, di aglio. Sono contento di aver adottato una buona piastra anche qui in questa nostra cucina, dove cerchiamo di dare il massimo, no? Giustamente. No, ecco. Anche perché, Massimo, nei studi televisivi la fiamma non si può usare. Non si può usare, quindi... infatti, chiaramente. Però, ecco, la trasmissione si intitola Il Massimo in Cucina, ma in realtà è nata un po' come un eufemismo. D'altro canto, io mi chiamo Massimo, ma... Speriamo di fare il massimo, però. sì, certo. Quest'oggi faremo senz'altro il massimo con Adriano Panzironi e gli ottimi ingredienti che ha portato, questo parmigiano, le uova che tra poco andremo a rompere per fare appunto questa carbonara gustosa ma sana, dopo la pubblicità. Nel frattempo abbiamo anche messo la pasta a cuocere, che è una pasta particolare, sì. Molto light, cioè povera di carboidrati, molto fibra e un pochino di proteina. Sì, è un prodotto che abbiamo come Life 120, si chiamano Ricadoni Civia Life, e hanno lo 0,8% di carboidrati e il 15% di proteine. Sostanzialmente è un tipo di pasta che ti sazia molto, per cui bastano 80 grammi e non introduci quei carboidrati insulinici che sono poi il motivo principale per cui la dieta mediterranea è pericolosa per la nostra salute. Quindi, diciamo, puoi toglierti lo sfizio di piatti tradizionali, sempre però con l'alimento giusto che non fa danni alla nostra salute. Nel frattempo, scusami, sì. Approfitto a mangiare un altro pezzettino di parmigiano che è buonissimo, grattugiato durante la pubblicità, così siamo già pronti. I dadini li abbiamo preparati di guanciale. Adesso li soffriggiamo. Facciamo un leggero soffritto con poco aglio. Sì, diciamo che l'aglio di solito nella carbonara classica non viene utilizzato, però a me piace appunto reinventare, e poi ritengo che l'aglio dia comunque un gusto più forte. Deciso, Sì, deciso. Quindi a me piacciono i piatti molto saporiti, quindi nella mia concezione della carbonara l'aglio ci sta bene. Questa insomma è la carbonara di Panzironi, cioè nel senso è la tua carbonara. Assolutamente sì. Parlavamo prima di sperimentare in cucina, giustamente, e quindi stiamo facendo una nuova ricetta. Tu non hai messo il sale nella pasta. Sì, perché questo tipo di pasta in realtà può essere salata, ma ovviamente dipende dal condimento che andiamo a utilizzare, visto che ovviamente stiamo usando sia la pancetta, che è molto saporita. Esatto. Chiaramente, essendo un salume, dall'altro bisogna dire che questi salumi non hanno nitriti né nitrati, ma soltanto sale dell'Himalaya, e quindi tendono magari a essere leggermente più saporiti, perché non avendo diciamo quei prodotti chimici che servono per la conservazione, si conservano così come si conservava una volta. Sì. Quindi parliamo di appunto sale, però sale dell'Himalaya. Sale dell'Himalaya è quello rosa. Rosa, no? Giusto. Quello rosa, sì, che ha la particolarità di essere un sale, a parte non inquinato, perché stiamo parlando dell'Himalaya. Himalaya. È ovvio. E poi perché bisogna dire che ha un rapporto straordinario tra sodio e potassio, mentre a volte nel sale di cucina che siamo abituati ad utilizzare tendono a estrarre il potassio perché ha maggior valore, quindi lasciare un sale povero di potassio è troppo ricco di sodio. Ok. Per questo motivo si preferisce utilizzare il sale dell'Himalaya. Ok, ottimo, ottimo. Vedi, sto scoprendo un sacco di cose. Nitriti, nitrati, no. Assolutamente no, perché sono sostanze chimiche. In realtà noi nitrati li troviamo anche all'interno della verdura. La verdura e la frutta sono ricchissimi di nitrati. Soltanto che aggiungere poi anche quelli chimici nel prodotto non è una cosa che può far bene, non anche perché i nitrati sì si trasformano in nitriti,
però lo fanno all'interno dell'intestino quando noi mangiamo carboidrati sostanzialmente, mentre questi prodotti chimici che vengono messi sono a forte percentuale di nitriti, quindi certo. È la parte più dannosa di queste sostanze. Sembra chimiche. Un gioco di parole, nitriti, nitrati, però sono due elementi diversi che però poi sì. Quando si combinano creano veramente dei grossi esatto, problemi. È un gioco un po' dannoso, insomma, quindi ecco, cerchiamo di fare comunque una dieta sana e comunque può essere altrettanto gustosa. Io sto già sentendo un profumino delizioso che arriva da quel soffrittino. Devo dire che anch'io gradisco l'aglio, mi piace. A molte persone magari non piace, però a me piace proprio sentire anche questo profumo, poi sposato con il guanciale, non so, c'è un effetto particolare. Allora, che cosa ci manca? Adesso ci mancano le uova, dobbiamo preparare la base per la carbonara. Quindi ci servono le uova, ci serve un recipiente dove rompere le uova. Ne rompiamo quattro. Queste ovviamente sono uova da allevamento all'aperto. Certamente anche queste hanno comunque, ecco, insomma, una vita sana. Allora, assolutamente anche fondamentale che le galline. Sì, siano all'aperto, perché significa innanzitutto prendere il sole, sappiamo quanto è certo, importante la vitamina D anche per gli animali. E infatti le galline all'aperto non vengono curate con nessun tipo di antibiotico o prodotto farmacologico. Ma si vede che è l'ovetto quello fresco di quando eravamo bambini, sì, no? Quello di una volta. Sì, quello di una volta, è piccolino, sì. No? Sono quelli che insomma, io sinceramente poi sono cresciuto anche un po' in campagna quando ero bambino, e quindi ho sempre poi apprezzato questo genere di cose sane, fresche, naturali. Certo, in città il supermercato ci vizia un po', tendi a trovare dei prodotti che sembrano artificiali, delle uova sì, pazzesche. Ma, guarda, è sempre una questione però di scelta, perché se uno sa come comprare le cose, allora uno sceglie la categoria 1 delle uova, che è la categoria che ti permette di identificare quelle prodotte da gallina all'aperto. Gallina evitiamo terra. Quelle in batteria, evitiamo quelle certo. Anche che dicono allevamento a terra, in realtà ecco. Non va bene, perché l'allevamento a terra è un allevamento che viene fatto nei capannoni. Quindi certo. Comunque sono tantissime galline messe insieme che chiaramente vivono le loro feci, è molto sì, cioè, è triste come vita. Cosa, io sì. Credo che noi dobbiamo rispettare gli animali, perché è vero che ce li dobbiamo sì. Cibare, ma è giusto che vivano la vita che così facciano come una vita dignitosa, assolutamente sì, no, assolutamente. Sono d'accordo. Aggiungiamo le uova il parmigiano, e questo perché ci permette di creare una specie di cremina sì. Che poi noi possiamo mettere, diciamo, una volta che la pasta è pronta. Io la giro un po'. Sì. Allora, finiamo tutto il parmigiano e aggiungiamo anche un po' di pepe. Ecco fatto. Bene, bene, bene. Ho ridato un po' di vigore alla piastra, che nel frattempo così, insomma, arriviamo prima in cottura. Che è la pasta che credo sia pronta. La pasta è quasi pronta. Adesso la proviamo magari. La proviamo, Tanto questo anche... Mi prendi un po' di pasta? Mi distraggo perché è talmente interessante quello che. Ok, assaggiamolo qui. Che mi dici? Che così lo assaggiamo. Ecco. Che, mi passi una forchetta? Certo. Abbiamo una forchetta. Sì, ok. Prego. E quindi, come dicevo, l'idea di migliorare la propria salute poi è diventata una missione per farlo anche per gli altri. Va bene, la possiamo spingere. Va bene? Benissimo. Allora, questa. La scoliamo? Perfetto! Ok. Andiamo a scolare. Okay, faccio io? Sì, ma sì, dai, sono il padrone di casa, dovrei fare qualcosa anch'io, no? Ale. Ok. Vuoi mantenere un po' di acqua della no, pasta? No, assolutamente no, perché non c'è bisogno. Non c'è bisogno. La vedo bella, insomma, che tiene bene la cottura, eh? La cottura la tiene, usiamone circa a metà però, perché che abbiamo chiaramente messo, vai tu. Abbiamo sì, messo sì, tantissima pasta, che considerate che questa è vero che sulla confezione è 200 grammi, ma poi assume una quantità di 4 volte il peso del secco, quindi più della pasta normale abbiamo bisogno, insomma, di quantità meno generose, no? Per la cottura. Ok. Okay? Quindi, la facciamo amalgamare, perché ovviamente, come dicono tutti gli chef, bisogna amalgamare. Chiaramente è il minimo che si può fare in cucina, no?
Sì, 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 qui insomma siamo un po' liberi, ecco, in questa cucina, è una cucina così gioiale, tutto sommato, non è che siamo sotto l'obiettivo del MasterChef, cose del genere. Assolutamente no, anzi, anche perché ci caccerebbero via in malo sì, modo. Ma sì, infatti, insomma, ma che ci importa? Ognuno poi a casa sua è libero di cucinare come più gli piace. È chef fare, a casa sua. Esatto, esattamente. Potrebbe essere il sottotitolo della, della trasmissione. Grazie Adriano. Vedo che già sta assumendo, insomma, anche una bella consistenza, cioè un, non so come dire, un, è bella. Sì, perché poi quando il segreto di un buon piatto sono sempre ovviamente il cibo che usi per cucinarlo, no? Perché se prendi cose buone difficilmente, io dico, con una piatta, fare non so, una pasta sempre ovviamente c'è life, col tartufo riesce a tutti, perché il tartufo è talmente straordinario che è impossibile fare una pasta, no? Che non è buona col tartufo. Quindi sì, certo, quando usi alimenti buoni normalmente insomma l'effetto finale è sempre, merita sempre. Io direi che guarda, vado a prendere i piatti. Sì, sì, perché... sì, assolutamente sì. Ci siamo, ci siamo. Non è sicuramente un dovere, ma è un piacere. Allora, impiattiamo. Ok. Diciamo che tu sicuramente, insomma, mangi bene, questo si vede. Io cerco di mantenere, ma con questa trasmissione, Adriano, ho dovuto assaggiare un po' di tutto veramente, cioè chiunque viene e porta la sua cucina. Beh, quindi chiaramente dopo di questa sicuramente verrò a trovarti poi dopo e magari mi suggerirai qualche dieta particolare, ma non di quelle strazianti. No, dieta, è uno stile di vita, uno mangia uno bene, vita, le cose giuste tutti i giorni, non si è dieta, perfetto. Si mangia quello che è giusto per noi, né più né meno, insomma. Perfetto, allora... Ci accomodiamo? Intanto però direi di mangiare queste bellissime... La carbonara la mangiamo tutti i giorni, io personalmente prediligo con la carbonara, che è un piatto profumato, grasso e molto saporito, un vino profumato con una bella freschezza che possa sgrassare la carbonara, appunto. E in questo caso, visto che di vini ce ne sono tanti in Italia, abbiamo tanti microclimi, tante possibilità di abbinare un vino a un piatto, io vi propongo un Riesling Renano, ma del Trentino Alto Adige. Ok Adriano, allora io direi di fare un brindisi a questo stile di vita, come lo hai definito tu, e direi che non è male. Non si soffre, diciamo. Assolutamente no. Buono. Questo vino ci sta anche bene, secondo me. E adesso le mezze maniche hanno il loro momento di protagonismo. Assaggiamo un po'. Però. Molto buono. Posso dire che... È molto delicato, cioè la pasta ha una consistenza gradevole, mi piace molto. Il guanciale è spettacolare, è dolce veramente. È tutto assolutamente sano, quindi Adriano io ti ringrazio per la tua presenza, davvero mi hai fatto oggi scoprire tante cose. E mi hai regalato anche comunque un gusto che cioè, non è da tutti i giorni, eh? Sono contento. Spero che inizierai anche a fare il Live 120, che davvero ne vale la pena. Ma guarda, con piacere. Sicuramente seguirò i tuoi consigli. Ancora grazie dell'ospitalità. Grazie a te.